per noi primari importanti, che è il dottor Sisto per la pediatria, il dottor Marinari per la pneumologia e il dottor Pagliariccio per la chirurgia vascolare. Sono tre reparti di fondamentale, come possiamo dire, strategici per la crescita della sanità nel nostro territorio. Cerchiamo di prendere il meglio di quello che si presenta, perché è giusto che Teramo abbia la sanità che merita. Noi vogliamo fare dei fatti, non proclami, urla, cioè bisogna solo dare una risposta dalla sanità teramana, il resto sono tutte piccolezze che a noi non interessano. Noi dobbiamo essere a posto con la nostra coscienza che quando non ci saremo abbiamo lasciato qualcosa di buono alla sanità teramana. E questo è quello che faremo e questo è quello che porteremo avanti. Altrimenti la mobilità non la ridurremo più. È arrivato il momento di assumere decisioni importanti e questo è quello che metteremo in atto da qui al futuro. A breve faremo altri concorsi importanti come quello della cardiochirurgia, della radiologia, dell'interventistica, per completare il quadro delle professionalità del nostro nosocomio. Nonché non dimentichiamo neanche i nosocomi periferici, perché come avete sentito oggi alla conferenza stampa emerge tutta una rete ospedaliera che si vuole creare nell'ambito provinciale della nostra ASL. Ma guarda, per quanto riguarda i ricoveri abbiamo 7 ricoverati nei reparti Covid e 8 al Bellocchio, che però è un reparto di dimissione, è un'unità operativa di dimissione. Non abbiamo impegno di animazione, per cui insomma mi sembra che l'impegno ospedaliero non c'è. Per quanto riguarda i vaccini abbiamo superato le 200.000 dosi, siamo al 66,34%, un ottimo risultato. Ci stiamo concentrando sulle categorie che meno sono state interessate alla vaccinazione, che sarebbero poi quelle più giovani, quindi dai 12 ai 19, che è anche il target che ci interessa nell'ottica della riapertura delle scuole. Stiamo lavorando anche su quel personale, docente e non docente, che non si è voluto vaccinare, per convincerlo che la vaccinazione è importante. Ma la variante Delta circola molto di più rispetto a quello che era l'anno scorso. L'anno scorso il virus circolava a zero, quest'anno invece circola, è una variante diversa. D'altra parte, più il virus circola, più si possono formare varianti, quindi insomma bisogna lavorare molto sulla prevenzione, sul tracciamento. Quando c'è un positivo bisogna subito bloccarlo, isolarlo. È la pandemia, questa pandemia è così, per cui quest'anno abbiamo più virus che circola, però abbiamo anche i vaccini che l'anno scorso non avevamo. Abbiamo il 66% a livello regionale, 65% di vaccinazioni fatte, che è importante, perché chi fa il vaccino con prima e seconda dose non fa la polmonite, quindi c'è una differenza sostanziale rispetto all'anno scorso. È vero che girava meno, però è vero che poi a settembre l'avevamo scoperti perché non c'era il vaccino. Quest'anno, se anche a settembre il virus circolerà, avremo il vaccino. Ecco perché è importante che vi vacciniate. Chi non si è vaccinato si vada a vaccinare.